A chi sostiene che l'auto non sia soltanto un oggetto con le ruote per andare dal punto A al punto B, Safe Drive dà una buona notizia. Nasce a Torino la Fondazione Gino Macaluso per l'auto storica. A 10 anni dalla scomparsa di un uomo che ha amato l'automobile. Gino è stato campione europeo di rally, designer, imprenditore, presidente di XAI e del Club Italia, cavaliere del lavoro. La fondazione raccoglie una collezione tra le più importanti al mondo e unica nel suo genere per il palmarès delle vetture, il prestigio e l'originalità dei suoi modelli. Automobili storiche da rally, da pista e gran turismo che ripercorrono il periodo dagli anni 60 ai 90. A partire dall'autunno la fondazione parteciperà alla Milano Monza Open Air Show, in seguito al Goodwood Festival of Speed. Sempre in autunno sarà pubblicato il volume MAC, la Fondazione Gino Macaluso, per l'auto storica, edito da Rizzoli. Ora torniamo al presente, sedetevi comodi sulle poltrone, allacciate le cinture e via per gustare la nuova puntata di Safe Drive. Siete automobilisti che ambiscono unire l'utile al dilettevole? Un motore a benzina a due propulsori elettrici? Avere tanto spazio in dimensioni minimaliste? Spendere per la nuova auto una cifra inferiore ai 20.000 euro? Allora state in guardia! L'auto dei vostri sogni sta per arrivare sul mercato italiano. Si chiama Honda Jazz, una city car monovolume, e l'evoluzione del suo stile è diventata un caso di scuola. Per la nuova generazione, destinata a ripetere il successo delle precedenti, oltre alla bellezza, il diktat dato ai progettisti giapponesi è stato definire e sfruttare ogni centimetro cubo di spazio nell'abitacolo e nel baule. La nuova Jazz nasce da uno schema che aumenta la sicurezza grazie all'utilizzo di acciai speciali e dell'airbag anteriore frontale. Inoltre incrementa notevolmente il comfort. Introduce nuove tecnologie di infointrattenimento, tra cui l'assistente personale Honda e l'app My Honda Plus, che permettono a guidatore e passeggeri di restare sempre connessi, e una telecamera grandangolare ad alta definizione. Un'altra importante novità viene dal fatto che Jazz si sdoppia. Alla monovolume compatta, infatti, si affianca la nuova variante Jazz Crosstar, che trae ispirazione dai SUV ed è destinata a chi ha uno stile di vita più dinamico. Più alta dal suolo, si riconosce per l'aggressiva calandra frontale, dai paracolpi laterali in plastica nera, dai mancorrenti sul tetto. I cerchi in lega, poi, sfoggiano un particolare design circolare che amplifica la sensazione di stabilità dell'auto. Il punto di forza della Jazz reinventata e della Crosstar rimane il sofisticato gruppo propulsore ibrido, l'unico venduto in Europa. Un sistema che attinge alle esperienze della casa giapponese in Formula 1 e abbina due motori elettrici a un sobrio e moderno 4 cilindri a benzina da 1,5 litri, a una batteria agli ioni di litio e a un perfezionato cambio automatico a variazione continua. In totale i tre motori erogano 109 cavalli di potenza e 283 Nm di coppia, e permettono alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km orari in 9,4 secondi e una velocità massima di 175 km orari. Un'abbinata elettrico-benzina in grado di assicurare sensazioni di guida sorprendenti in città, nei viaggi extraurbani o a velocità di crociera in autostrada. L'efficiente sistema ibrido produce ridotte emissioni di CO2 a partire da 102 grammi al chilometro, e con un litro di verde si possono percorrere quasi 23 km. Il powertrain offre tre diverse modalità di guida. In EV-Drive, la batteria agli ioni di litio alimenta direttamente il propulsore elettrico. In Hybrid Drive, il motore benzina fornisce il moto al generatore elettrico, che a sua volta fornisce energia al motore elettrico. In Engine Drive, il motore termico trasferisce coppia direttamente alle ruote. Al lancio, Jazz gode di una promozione che fissa il prezzo di partenza a 19.900 euro e prevede 8 anni di garanzia e l'assistenza stradale a chilometraggio illimitato e di diverse forme di finanziamento, prima rata dal 2021, tasso agevolato e possibilità di riacquisto da parte della concessionaria dopo 3-4 anni. La
La seconda generazione di Juke è una crossover compatta che non rinuncia a linee slanciate e aggressive, che la rendono molto originale. Il frontale con i fanali su due livelli, la linea di cintura alta a cuneo che sottolinea il dinamismo e i cerchi da 19 pollici danno la sensazione di grande stabilità e aderenza al suolo. Per Juke, che viene prodotta a Sunderland, in Inghilterra, praticamente solo per il mercato europeo, una grande attenzione è stata posta all'aerodinamica e alla scelta di pneumatici ecologici. Minore resistenza all'aria e al rotolamento sono infatti due fattori che contribuiscono alla diminuzione dei consumi e delle emissioni nocive. Restano le maniglie posteriori sul montante delle portiere, ma la coda è rivoluzionata. A darle grinta contribuiscono l'ampio spoiler, il lunotto inclinato, le luci spigolose. Un'occhiata alla scheda tecnica fa scoprire che la nuova Juke è più lunga di 7 cm, più larga di 3, più alta di 2. Anche il passo, la distanza tra ruote avanti e dietro, è aumentato di 10 cm, a tutto vantaggio della qualità del viaggio. Stivare i bagagli per un fine settimana ora c'è più facile, perché la capacità di carico è stata incrementata di 68 litri, per un totale di 422. Seduti al posto di guida della versione più ricca di dotazioni, la Juke Tecna, che costa 24.780 euro, si scopre un sedile più ampio rispetto al passato, riscaldabile, rivestito in ecopelle e tessuto. La posizione ideale si ottiene regolando non solo la seduta, ma anche il volante in profondità. La plancia è ben disegnata, dominata dal display da 8 pollici a sfioro e dalle bocchette di aerazione. Sotto il cofano un solo motore, a benzina, frutto della filosofia del downsizing. Cilindrata ridotta, prestazioni al top, consumi al minimo. Un 3 cilindri 999 cc per 117 cavalli, in grado di percorrere oltre 16 km con un litro di verde, che vibra un filo a freddo e fa sentire un lieve, gradevole sound. La posizione di guida alta aiuta a dominare il traffico, le dimensioni di districarsi con una certa agilità, mentre le sospensioni agevolano il contatto con la strada e sono confortevoli anche sui fondi più sconnessi. Rispetto alla prima generazione, lo sterzo è ancora più preciso e la frenata sicura, pastosa, facilmente modulabile. Il comfort del viaggio si esalta abbinando al 3 cilindri il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Gli assistenti elettronici del Pro Pilot facilitano le manovre con sensori di parcheggio posteriori e anteriori, mantengono la velocità con il cruise control intelligente, controllano l'attenzione del guidatore, avvisano se c'è un veicolo nell'angolo cieco e aiutano a restare in corsia. Se si sceglie la mappatura sport, le prestazioni diventano più brillanti, ma la nuova Juke, offerta solo con la trazione anteriore, è più portata alla ripresa che non allo scatto da fermo, meglio la guida dolce rispetto a quella agli alti regimi del motore. Insomma, un invito a una guida fluida, rilassata, per limitare i rischi di tributi onerosi agli autovelox e compagnia cantante. Il listino prevede 6 allestimenti, con prezzi a partire da 19.620 euro. Un saluto anche da parte mia e benvenuti qui in studio per il primo ospite di questa puntata. Do subito il benvenuto a Roberto Lonardi, direttore della comunicazione di Volvo Auto Italia. Buonasera Roberto, grazie di essere qui con noi in collegamento dalla Francia, perché abiti in Francia fondamentalmente. Sì, ciao Alessio, intanto un saluto a tutti. Sì, sono a casa in questo momento, quindi ho la fortuna di abitare in un paesino della campagna francese, nell'entroterra francese, devo dire si sta molto bene. Senti, ci eravamo lasciati nel periodo del lockdown circa 2 mesi fa, momento molto difficile, è ripartito un po' tutto, si sono riaperte le concessionarie, il mondo sta tornando alla normalità. E come se la passa Volvo? Ma Volvo se la passa piuttosto bene, devo dire che abbiamo avuto sempre la fortuna durante tutto lo sviluppo di questa cosa, che non è lontana dall'essere terminata peraltro, però voglio dire, almeno qua in Europa adesso siamo un pochino sotto pressione, però per quanto riguarda il mercato italiano abbiamo avuto la fortuna oppure il merito, grazie ai successi degli anni scorsi, di iniziare l'anno con un portafoglio ordini enorme,
che si stava accumulando, perché insomma il mercato stava andando estremamente bene per noi, per cui i concessionari hanno avuto questa cosa a disposizione per poter traghettare attraverso la crisi di aprile-maggio, essenzialmente marzo-aprile-maggio, in maniera meno dolorosa di quello che poteva essere. Chiaramente le cifre sono là e le abbiamo viste tutte. Diciamo che aver affrontato questa crisi con una certa solidità economica data da quello che era stato accumulato fino a quel momento lì ha aiutato parecchio. Adesso siamo ripartiti, direi, abbastanza bene. È chiaro che la nostra ripartenza, visto che noi puntiamo essenzialmente sull'elettrificazione, sui prodotti ibridi, è stata aiutata anche dal fatto che comunque nel nostro paese una certa incentivazione statale, governativa, diciamo così, rispetto a queste motorizzazioni esiste, quindi ne abbiamo approfittato, abbiamo dei prodotti che diventano estremamente virtuosi alla luce dei parametri della nostra normativa, e di questi i concessionari hanno approfittato chiaramente. Quindi devo dire che pur con le difficoltà del caso, pur con tutte le perdite che ci sono state, siamo riusciti con i concessionari, aiutandoli parecchio nella fase iniziale, a uscire abbastanza bene da questa situazione. Senti, è un anno, come dicevi giustamente poco fa, dove Volvo, in realtà, cioè non un anno, ma è un percorso, forse la parola corretta è questa, dove Volvo si spinge verso di più l'elettrificazione, con però dei capisaldi che sono per voi rappresentati da dei modelli all'interno della vostra gamma che, mi riferisco in particolare al mercato italiano, sono fondamentali. Poi è chiaro che tutti fanno la loro parte, però XC40, XC60, come dire, sembra quasi che non abbiano neanche sofferto questo momento difficile. In realtà lo hanno sofferto, ovviamente, come tutte le auto che esistono, però diciamo che specialmente per XC40 il favore del pubblico è talmente forte, talmente elevato, che il rallentamento è stato diciamo, accettabile, ed è già ripresa un buon ritmo di vendita. Evidentemente il modello è particolarmente ben centrato per il mercato italiano, e quindi ci sta continuando a dare delle grandi soddisfazioni. Quel portafoglio ordini di cui ti parlavo all'inizio, con cui abbiamo iniziato l'anno e che ci ha dato ossigeno, essenzialmente per una metà abbondante era fatto di XC40, quindi è un prodotto veramente strategico per noi, ora che arriva disponibile con diverse motorizzazioni ibride, quindi si inserisce in questo mainstream, diciamo così, che Volvo sta seguendo. Ci aspettiamo che diventi ancora più interessante per la clientela. Certo. Senti, avete lanciato già da ormai un annetto un nuovo concetto, una nuova filosofia di possesso dell'auto, si chiama Care by Volvo. Adesso volevo un attimo ripercorrere con te questa tipologia di possesso dell'auto, che chiaramente è al passo con i tempi, anzi forse anche con una visione, no, come posso dire, futuristica, no? di questo aspetto. Però lo andiamo a raccontare, ma ti chiedo anche contestualmente: rimane comunque attuale oppure andrà rivisto? No? Perché sappiamo che ci sono formule come quella del noleggio, del car sharing, che probabilmente in una fase come questa avranno delle ripercussioni. Diciamo che il Care by Volvo non risente di questa situazione, perché intanto è una formula che riguarda un'auto che è tua, nel senso che ce l'hai tu, e se la vuoi condividere con qualcuno bene, poi se no vedi tu. Però ecco, cioè, è una semplicemente una sostituzione di quello che è un acquisto, dove paghi il mezzo integralmente o come vuoi, con una forma di abbonamento, quindi con delle rate mensili che corrispondono a quelle di un noleggio a lungo termine, ma che includono molti altri servizi, e che diventano praticamente le mensilità che paghiamo a un gestore telefonico, cioè diventa un abbonamento. Ecco, la formula che abbiamo creato è quella di un abbonamento al marchio per poter utilizzare l'auto che ti interessa. Quello che diventa interessante è che l'onere rispetto a un acquisto integrale di un'auto è meno importante, è più gestibile, e allora, specialmente pensando proprio a tecnologie
relativamente costosi come sono quelle ibride, ad esempio, dell'elettrificazione, diventa uno strumento di acquisizione dell'auto molto molto interessante per il pubblico, perché ti consente di accedere a questo tipo di tecnologia senza degli esborsi troppo gravosi. Con chiaramente Volvo si possono comprare le prime macchine usate, anche, che diventa estremamente interessante. Ecco, perché appunto lo sviluppo della tecnologia ibrida sarà un ottimo terreno per anche un buon apprezzamento di questa formula, ecco, di questa forma di acquisizione dell'auto. Torniamo un attimo al prodotto prima di salutarci. Parlavamo di XC40, parlavamo di XC60. Che semestre ci aspetta per Volvo? Cioè, che seconda parte dell'anno dopo l'estate sarà? Voi peraltro avete un concept store, definiamolo così, un po' usando un inglesismo, cioè uno spazio proprio a Milano, vicino alla zona di Gaulenti, dove ormai, come dire, portate avanti il concetto anche di brand, facendo eventi, andando anche al di là di quello che è il settore auto. C'è tanto da comunicare, però c'è anche tanto prodotto, direi, no? C'è tanto da comunicare. Tra l'altro, grazie di aver citato il Volvo Studio Milano, perché è un concept fondamentale per la nostra strategia di comunicazione di questi anni. Per quanto riguarda il prodotto, dicevo prima, elettrificazione, XC40 ci darà delle occasioni buone, perché andiamo a completare una gamma di motorizzazioni ibride estremamente interessanti, quindi anche verso il basso, e penso che avremo modo di ritrovarci nella seconda parte dell'anno per poterla guidare insieme questa gamma, diciamo così, di ibridi XC40. E attenzione, perché prima della fine dell'anno arriverà su strada la prima nostra full electric, la XC40 Recharge, la P8, la Pure, la nostra prima full electric, la prima di 5 full electric che arriveranno da qui al 2025, una ogni anno. Ed è un momento molto importante per noi, sarà un passaggio fondamentale nella nostra strategia. È sempre un piacere ascoltare e parlare Roberto Lonardi, ricordo, responsabile comunicazione di Volvo Auto Italia. Grazie di essere stato qui con noi e buona estate per Volvo. Grazie Alessio, grazie a voi tutti. Noi proseguiamo pure con Safe Drive. Non perdetevi l'appuntamento con Car Influencer per un giorno nella seconda parte di questa puntata di Safe Drive. Protagonista è un SUV di grande impatto, Alfa Romeo Stelvio, nella motorizzazione 2002 turbo diesel da 190 cavalli e 4 ruote motrici. A provarlo con la Car Influencer Elena Giaveri sarà Luca Talotta, personaggio conosciuto sui social per la sua attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Nel 2019 Luca ha persino vinto il premio Green Influencer dell'anno. Amici di Safe Drive, benvenuti alla terza puntata di Car Influencer per un giorno. Io sono Elena Giaveri e sono appunto una Car Influencer. Oggi andremo a provare un'auto che ha un design italiano inconfondibile. È un SUV grintoso e sportivo. Ovviamente avete capito di cosa sto parlando. È l'Alfa Romeo Stelvio. Un'auto che fortunatamente, dico, non è cambiata a livello di design, quindi come esterni, ma si è aggiornata a livello di interni, di tecnologia, sistemi di assistenza alla guida, allestimenti e colori della carrozzeria. Nello specifico, il modello che andremo a provare oggi è una 2002 turbo diesel da 190 cavalli nell'allestimento Sprint. E a provarla insieme a me oggi c'è un green influencer, Luca Talotta. Luca era qua, non lo so. Luca! Cucù! Ah, ma sei qui! Eccolo! Ciao, buongiorno a tutti! Ma dov'eri? Ero qua dietro, stavo guardando l'Alfa. Bravo, sì. Hai studiato i cerchi. Ho studiato un po' di cose, sì. Fantastico. Sì. Luca Talotta è appunto green influencer, ha 40 anni, è di Novate Milanese, ha due figlie. Papà di Rebecca, 4 anni e ora quasi 2. Che salutiamo. Ciao ragazze. Perfetto. Le tue passioni, oltre appunto alla sostenibilità, so anche che sei appassionato di digital. Sì, e sport, che è la mia estrazione vera e propria a livello giornalistico. Quindi questa è l'auto giusta per te, sono sicura, perché un SUV così sportivo è difficile da trovare.
So che nello sport si dice squadra vincente non si cambia e questo modo di dire secondo me è particolarmente azzeccato per descrivere questo Stelvio. Cosa ne pensi? Sono d'accordo con te. Per esempio qui troviamo delle linee molto aerodinamiche che permettono di sfruttare a chi utilizza una macchina del genere tutta la potenza di un motore che già di per sé è molto performante. Possiamo vedere infatti alcuni tratti distintivi di questo Stelvio, così come è sempre stato anche sulle versioni precedenti, ovvero i fari Big Xenon, il classico scudetto con il logo Alfa Romeo. Qui sul laterale puoi vedere anche l'aggiunta dell'allestimento Sprint, scritto lì, che fra l'altro si differenzia anche per il cerchio da 19 che è di serie. Secondo me è veramente bellissimo questo cerchio, super sportivo. Cos'è bellissimo, che? Sì, un design molto sportivo, devo dire. Già l'accomunare la parola Sprint ad un design di un cerchio così, con l'aggiunta del logo, del biscione, dell'Alfa Romeo, ti fa comprendere quella che è la potenza che può generare un'auto di questo genere. È vero, confermo, e potenza che fra l'altro secondo me traspare anche dalle linee che possiamo vedere in generale, no? Complessivamente, questa linea muscolosa di cui non abbiamo ancora parlato e anche sulla fiancata, il gioco di ombre, luci, secondo me evidenzia ancora di più questo, il carattere sportivo di questo SUV, che fra l'altro ha una misura di 4,69 m di lunghezza per 1,90 m di larghezza, quindi misure invariate. Ma andiamo invece adesso a vedere la parte posteriore, Luca. Andiamo. Guarda anche qui, Luca, il doppio scarico. Guarda che look davvero sportiva. Assolutamente, mi viene già voglia di guidarla, te lo dico. Preparati perché ti regalerà delle forti emozioni. Però prima di guidarla, aspetta che ti parli un attimo del bagagliaio, che ha una capacità minima di 525 litri. Te lo faccio vedere. È dotato, fra l'altro, anche di un pratico doppio fondo. Guarda qui, c'è una cassetta anche con tutti gli attrezzi. Poi ci sono tutta una serie di prese di corrente anche, quindi guarda, quindi sono veramente utili secondo me. Cosa ne pensi, Luca? È molto pratico, direi, e poi ha una dimensione che può andare incontro alle esigenze sia delle famiglie ma sia anche di chi vuole vivere all'aria aperta, perché comunque è una vettura sportiva e di fatto si rivolge anche a chi vuole provare a vivere all'aria aperta, a fare picnic o attività sportive. Esatto, anche in città. Anche in città, no? Certo, assolutamente. Va bene, a questo punto non ci resta altro che andare a provarlo. Andiamo, chiudo io. Vai. Vai. Però non ho voglia di darti le chiavi, posso guidare io? Direi di no. Va bene, dai, to. Andiamo. Bello questo Alfa Romeo Stelvio. Bello, vero? Gradisco, sì. Parliamo invece degli interni, Luca. Allora, per quanto riguarda gli interni, ti faccio notare i sedili che sono cambiati e adesso hanno un look molto più sportivo. Assolutamente sì, però la sportività in questo caso fa rima anche con qualità, perché se guardi il dettaglio delle cuciture dei sedili, questo ti fa capire che niente è lasciato al caso. Bravo Luca, sei sul pezzo. Esatto, poi il quadro strumenti, in questo caso noi abbiamo attivato il navigatore, ha una dimensione secondo me che è ottimale, perché spesso i navigatori sono fin troppo grossi e ti portano comunque a distrarti di sì. Fatto. Ecco, invece io sono un amante della guida col cambio automatico, perché come tu ben sai sono molto legato a tematiche ambientali e i cambi automatici di oggi sono talmente performanti che ti permettono di consumare la giusta quantità di benzina e di fatto di rispettare anche l'ambiente. Vabbè Luca, hai visto le modalità di guida, quindi il selettore di guida? Assolutamente sì, è anche molto comoda la posizione perché è subito qui immediatamente, quindi chi guida stacca un attimo la mano per veramente un secondo e cambia il suo modo di guidare. Mi piacerebbe provarlo su dei terreni un po' accidentati, quindi non asfaltati, per vedere qual è la sua performance di guida, perché spesso noi parliamo sempre, no, di strade asfaltate e quant'altro, che è la media delle strade italiane, però molte persone ovviamente si trovano a dover fronteggiare anche del non asfalto. Ma guarda, sapevo che comunque prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Questa Stelvio è una Q4, quindi ha la trazione integrale. Q4. Quattro ruote motrici. Esatto. Luca, invece non mi hai ancora parlato un po' di te. Dici qualcosa.
Io, come hai detto te, ho 40 anni, sono nato con la voglia di fare il giornalista e ho iniziato la mia carriera in ambito sportivo, cosa che tra le tante faccio anche oggi. Poi il mondo della comunicazione mi ha coinvolto a 360 gradi, ho scoperto la sfera digitale e di fatto non l'ho più lasciata. Oggi mi occupo molto di sostenibilità, non soltanto di mobilità sostenibile, ma a 360 gradi di tutto quello che è il mondo green, il riciclo per esempio della plastica, la voglia di trovare un mondo più pulito da poter lasciare ai nostri figli. Sì, ma questa passione, fra l'altro, e questa emozione, io la sento, l'ho sentita anche nel guidare questo Stelvio. Tu puoi confermarmelo, comunque so che adesso l'hai guidata molto meno di me, ma ti è sembrato comunque di percepire la stessa cosa? Assolutamente sì, è un'auto veramente importante dal punto di vista del peso, perché comunque è un'auto di dimensioni importanti, ma ha, nonostante questo, una guidabilità incredibile, una maneggevolezza nel volante anche, che ti lascia quasi sbalordito. Sei veramente padrone di questa vettura e questo penso che sia importantissimo, perché permette alle persone anche di guidare in totale sicurezza. Certo, certo. Allora Luca, com'è stato provare questo Stelvio? Sportivamente emozionante, ti dirò. Vero, confermo in pieno. La versione che abbiamo provato quindi è una 2002 turbo diesel da 190 cavalli abbinata ad un cambio automatico a 8 marce. Allora, oltre a questa motorizzazione diesel, è possibile chiaramente avere anche le motorizzazioni a benzina fino a 280 cavalli o addirittura c'è la quadrifoglio da 510 cavalli. Per quanto riguarda gli allestimenti, vi ricordo che è possibile averla in 7 versioni e ci sono anche nuove tinte per la carrozzeria, fra cui c'è un ocra che mi è piaciuto tantissimo, che è un rimando al passato. Una Stelvio Poix? No. Cos'è, una zebra? Beh, chiedevo. Vabbè, concludo parlandovi dei consumi che si attestano, come dato dichiarato, sui 19,2 km a litro. E per quanto riguarda infine i prezzi, questi partono da 47.500 euro. Luca, è stato un piacere averti a Car Influencer per un giorno. Grazie a te dell'invito e grazie di avermi fatto provare questa bellissima Alfa Romeo Stelvio. Sono contenta che ti sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima puntata. Nei nostri studi di Safe Drive abbiamo il piacere di avere Pierantonio Vianello, direttore generale di SEAT Italia, che ho il piacere, vediamo, ecco, di salutarlo. Grazie Pierantonio di esserti collegato con noi. Grazie a voi per l'opportunità. Bene, allora, innanzitutto ci fa piacere parlare del tuo marchio, anzi dei tuoi marchi, poi dopo approfondiremo il discorso, però partirei, come puoi immaginare, analizzando un pochino la situazione dovuta al coronavirus. Per fortuna siamo in una fase dove si cerca di uscire da questa situazione di emergenza. Come stanno andando le cose per il tuo marchio? Sì, allora siamo nella fase di ripartenza, quindi abbiamo passato il momento di isolamento e durante questo momento ci siamo preoccupati di riflettere sulla situazione sul mercato che cambiava completamente. Quindi abbiamo messo in sicurezza tutte le nostre aziende che sono pronte per accogliere in modo confortevole e sicuro il cliente, e poi anche abbiamo coinvolto la rete in un modo nuovo di lavorare, perché abbiamo riprogettato completamente la formazione attraverso dei webinar che ci hanno dato anche l'opportunità di essere in contatto con tutta la forza vendita, anche service della nostra rete, e poi abbiamo affinato anche dei nuovi servizi ancora durante la ripresa. Quindi non parlo solo dell'isolamento, ma parlo anche di questi giorni. SEAT e Cupra offrono il servizio di ritiro a domicilio e di consegna a domicilio al cliente della propria automobile, per chi si reca ad esempio per fare assistenza, quindi un modo sicuro e comodo per usufruire dell'assistenza di SEAT e di Cupra. E poi utilizziamo anche un approccio online con il cliente, che se non può recarsi presso i nostri showroom può collegarsi con uno strumento che tutti usiamo come WhatsApp, perché abbiamo tutta la rete, sia vendita che service, collegata via WhatsApp Business, e riesce a concludere anche una trattativa online.
oppure anche abbiamo affinato le nostre richieste, le nostre offerte di noleggio o di finanziamento della mezza macchina, non posticipando le rate, ma addirittura offrendole gratis. Per cui, ad esempio, chi sia privato che partita IVA stipula un noleggio di una Seat, di una Cupra, si vede rimborsate immediatamente le prime tre rate del noleggio. Quindi misure che permettono di approcciare l'acquisto di un'automobile in modo più sereno. Beh, le misure sono importanti, naturalmente, abbiamo ascoltato quante ne avete adottate, però insomma poco valgono se non c'è il prodotto, e voi il prodotto ce l'avete, avete il prodotto di punta, avete insomma la vostra icona su cui puntare, appunto, che è Nuova Leon. Aiutaci a capire bene e a conoscere meglio questa vettura dal punto di vista stilistico, innanzitutto, cosa è cambiato? Sì, proprio perché crediamo nella ripartenza del nostro paese, non abbiamo deciso di rimandare il lancio di Leon, abbiamo deciso di lanciarla immediatamente, quindi parliamo già da metà maggio, siamo usciti in comunicazione, abbiamo formato la rete con i webinar sul nuovo prodotto e abbiamo già le vetture di lancio in concessionaria, per cui la vettura può essere vista, testata e provata. E tra l'altro poi per noi rappresenta una novità importante, primo perché è uno dei modelli più venduti in assoluto per Seat, ricordiamo che Leon ha venduto 2,2 milioni di esemplari nella sua storia, e l'anno scorso è stata ancora la vettura più venduta del marchio Seat, nonostante fosse in run-out la versione, quella che sta per essere sostituita dalla nuova, ma anche perché lanciamo una gamma motori mai vista. Penso che nel segmento siamo in pochi ad avere la possibilità di avere motori benzina, diesel, mild hybrid, ibrido plug-in e anche il metano, che sapete è importante per la nostra gamma. È un'auto molto tecnologica perché utilizza il pianale del gruppo Volkswagen, quindi simile a quello di Audi A3 e di Volkswagen Golf appena lanciate, con un passo leggermente più lungo che migliora l'abitabilità interna, e una tecnologia che va sui fari full LED, ad esempio. Siamo tra i pochi che abbiamo un'illuminazione quasi doppia rispetto ai 500 lumen che normalmente i fari full LED hanno, noi arriviamo a 900 lumen, e poi questa tecnologia viene anche replicata nel posteriore con una soluzione particolarmente apprezzata da un punto di vista estetico e non solo da sicurezza, ma anche all'interno, dove non ha una funzione solo estetica, ma replica anche tutte le informazioni dei comandi relativi alla guida autonoma o ai sistemi di sicurezza, che possono essere appunto visualizzati lungo questa linea che corre tutto intorno al parabrezza di Leon. E quello che è interessante anche è come la motorizzazione mild hybrid si stia spingendo verso un volume molto importante, come avevamo previsto, e che fa molto piacere perché ovviamente ci porta anche nel cammino verso la sostenibilità dell'ambiente. Ci sono altri argomenti che sono importanti e che vi riguardano. Innanzitutto la nascita di un nuovo marchio, cioè conoscevamo tutti Cupra, però è diventato di recente un marchio proprio, vero e proprio a sé stante. Quindi come vi siete ristrutturati? Ecco, voglio dire, Cupra che cosa rappresenta adesso e Seat che cosa vuole rappresentare all'interno del gruppo? Seat ha una missione unica all'interno del gruppo, perché siamo stati nominati quelli che dovranno portare avanti tutta la parte della mobilità e della mobilità sostenibile, per cui oltre all'elettrificazione dei nostri modelli, che abbiamo iniziato con la Mi Electric, ci stiamo preparando anche al lancio di un vero e proprio scooter, che sarà omologata come un 125, ma avrà prestazioni di un 300, completamente elettrica. E come Cupra invece lanciamo un nuovo marchio, quindi Cupra è stato riconosciuto all'interno del gruppo come un vero marchio, quindi si aggiungerà a tutti i marchi del gruppo Volkswagen. E quest'anno per noi è particolarmente importante perché lanceremo il primo modello nativo Cupra. Quindi parlo di Cupra Formentor, che arriverà quest'autunno presso le concessionarie italiane. Quindi parliamo di un crossover, una gamma motori straordinaria, perché parliamo quindi di prestazioni
notevoli, fornite da un motore da 310 cavalli con trazione integrale, ma saranno presenti anche vetture con potenze sotto la soglia del superbollo e soprattutto anche versioni ibride. Ti ringrazio, grazie mille per esserti grazie collegato con noi e grazie per le preziose informazioni che ci hai dato. Grazie a voi. Un saluto naturalmente anche a tutti voi che ci seguite da casa. Safe Drive si conclude qui. Mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana. L'osservatorio Smart and Connected Car della School of Management del Politecnico di Milano ci aiuta a riflettere attraverso i numeri su come cambiano le automobili. Per esempio, avreste mai immaginato che i veicoli connessi sono già 16,7 milioni e che nel 2019 hanno generato un giro d'affari in Italia di 1,2 miliardi di euro? Più di 6 utenti su 10 possiedono almeno una delle funzionalità smart per l'auto, principalmente sistemi per facilitare le manovre di parcheggio tramite telecamere e sensori di posizione, 37%, seguiti da assistenti vocali, 27%, sistemi di assistenza alla guida, 18%, dispositivi per la sicurezza attiva, come la frenata automatica in caso di emergenza, 18%, e la connettività Wi-Fi in auto, 18%. Le principali barriere all'uso sono invece il prezzo, 29%, e la scarsa percezione di benefici ottenibili, 14%. Oltre la metà dei consumatori comunque ha in programma di acquistare un'auto connessa. Le soluzioni più desiderate sono i dispositivi per la sicurezza attiva, 61%, quelli per l'assistenza al parcheggio, 55%, e alla guida, 51%. Insomma, più di un pezzettino dell'auto che guida da sola viaggia già con noi e anche su questo argomento aspettiamo i vostri commenti a info@safe-drive.it. E ora è arrivato il momento dei saluti. Arrivederci alla prossima puntata.